Salve, sono Paolo Nespoli, astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea e vi parlo della Stazione Spaziale Internazionale in orbita attorno alla Terra a 400 km sopra le vostre teste. Voglio mandare un saluto ai partecipanti al convegno Ricomporre Babele, educare al cosmopolitismo, organizzato da Intercultura. Tra le varie cose di cui vi occupate ci sono dei temi che stanno particolarmente a cuore sia a me che all'Agenzia Spaziale Europea. Temi come la formazione e l'istruzione, la ricerca scientifica, l'alimentazione e la cultura del cibo. Parlando proprio dell'alimentazione e della cultura del cibo, vorrei dirvi che uno dei temi principali, o uno dei temi che stiamo sviluppando per questa missione a cui faccio parte, missione che si chiama Magistra, è un progetto che si chiama Mission X, allenati come un astronauta. Prendendo spunto da come ci alleniamo noi per prepararci a queste missioni di lunga durata nello spazio, missioni che fanno particolarmente attenzione a quelli che sono gli aspetti di sport e lavoro fisico e allo stesso tempo di alimentazione, abbiamo chiesto a centinaia e migliaia di ragazzi in tutto il mondo di seguire un programma speciale per cui gli chiediamo di andare fuori, sostanzialmente di rinunciare un attimino a quello che è il computer e la televisione, di andare fuori e fare sport e stare attenti all'alimentazione e a quello che mangiano. Dall'altro canto, uno dei temi principali dell'Expo 2015, che è uno degli sponsor del vostro convegno, è nutrire il pianeta. Questo perché dobbiamo sicuramente fare attenzione al nostro pianeta e a come fare in modo che questo pianeta ci possa nutrire come umanità, oltre che noi nutrire il nostro pianeta. Noi sicuramente utilizziamo la Stazione Spaziale Internazionale come una delle piattaforme per controllare quello che noi come umanità stiamo facendo al nostro pianeta e i cambiamenti che stiamo inducendo. La Stazione Spaziale Internazionale, dall'altro lato, è anche un archetipo della collaborazione internazionale pacifica. Qui sulla stazione ci sono astronauti di diverse nazionalità che lavorano tutti assieme e quando noi guardiamo fuori dalla nostra oblò, vediamo questa Terra da un lato bellissima e dall'altro lato unica, unita, non divisa in piccole nazioni. Non vediamo i confini, non vediamo le varie differenze, ma vediamo una terra unica, un mondo unico e come umanità dobbiamo sicuramente stare attenti a gestirla tutti assieme per il benessere comune. E con questo vi saluto, vi sprono a continuare col vostro lavoro e spero che gli sforzi che state facendo per tutti questi temi che state discutendo vengano coronati con successo. Ciao!